sul set di Vera storia di due amanti infelici, tratto dalle ultime lettere di Jacopo Ortis scritto dal Foscolo e con la partecipazione di Vera Tiuschina e Filippo Gualandi, il Bello d'Italia 2020, abbiamo anche l'onore di avere la Melissa Martinez, modella e attrice. Melissa, sappiamo che tu hai girato anche altri film, video musicali, raccontaci un po' di te. Allora, io, come già annunciato, sono sia modella che attrice, ho avuto una serie di esperienze, adesso quella di oggi sicuramente innovativa perché non mi era mai capitato di vestire i panni di una dama ed è stata un'esperienza fantastica. Poi, tra le varie cose che ho fatto un po' diverse dal solito, ricordo con molto piacere il cameo con Alvaro Vitali, Pierino, un'icona degli anni Ottanta, dove ho interpretato la parte della maestra Rizzi ed è stata una giornata superlativa. Spero ce ne siano molte altre così. Ok, e nell'ambito di modelle hai postato per qualche rivista? Beh, sono modella ufficiale di Playboy Italia, quindi dopo loro ho continuato a fare set fotografici in giro un po' per tutta l'Italia. Adesso, in questo periodo, ovviamente la cosa è un po' più ridotta, ma è un campo che continua ad andare avanti, mi ha portato diverse soddisfazioni e tante tante belle esperienze. Com'è stato per te lavorare insieme ad Alvaro Vitali nel mondo cinematografico e anche con la Veneto Film oggi per questo film di prossima uscita? Guarda, sono state due esperienze diverse tra loro, ma legate da un filone comune, ovvero mi sono sentita a casa, in famiglia, accolta bene, uno staff eccezionale, super professionale, e che mi ha fatto sentire a mio agio, quindi direi che top 100 tutte e due esperienze, assolutamente. Bene, allora ti aspettiamo sul piccolo grande schermo, ovunque andrà la distribuzione, e certo, ci sentiamo con le prossime eventi. Assolutamente. Grazie Melissa. Passo a tutti. Com'è stato collaborare con la Veneto Film oggi, nonostante tutte le difficoltà del periodo? È stata una bellissima esperienza, mi è piaciuto sia partecipare agli eventi di Giulio Mozzato della Veneto Film come stilista, vestire modelle, personaggi dello spettacolo, interpreti qui nel film Vera storia di due amanti infelici, oltre che dare una mano con articoli, vestizione, poi insomma anche fotografie all'interno del set. Vadim, lei ha collaborato anche ad altri mediometraggi, film, fiction? Sì, ho fatto dei cortometraggi con l'Accademia Artisti di Milano. Bene. E nell'Accademia Artisti ha espanso le sue conoscenze, ha conosciuto altri colleghi del settore che operano, erano tutti, diciamo, professionisti già avviati o anche nuove leve? I miei insegnanti sono stati dei attori famosi, tipo Marta Cervasutti, per esempio, che lei è un casting director, non è un attore, a Giovanardi e molti altri comunque. Sì, comunque sono molto bravi, la gente è molto brava che ti insegna tantissimo. Ha notato qualche differenza tra il corto o mediometraggio girato in accademia oppure il mediometraggio film che, in cui sta collaborando adesso? Cioè, è riuscito ad avere praticamente ad esplicare tutti i suoi insegnamenti sul film o ha imparato qualcosa anche sul set della Veneto Film? Ti direi che ci ha dato anche più di quello che mi aspettavo, sinceramente, perché ha imparato delle cose nuove, sì, questo te lo dico proprio perché lo vedo, e comunque sì, è stato molto bravissimo, diciamo che è aumentato al 200% invece che 100, e quindi grazie anche al nostro regista che ci aiuta moltissimo. Quindi l'esperienza alla fine sul campo conta più, sì, della formazione, potremmo dire pratica batte teoria, sì, 2-0. Sì, anche 3-0.